Una buonasera a tutti gli utenti di Mondo Napoli e ben ritrovati qui alle mie spalle c'è il campo Teofilo Patini dove il Napoli si sta allenando qui in quel di Castel di Sangro. Si è allenato ieri pomeriggio a porte aperte, aperte ai tifosi. Si è allenato stamattina sempre con il pubblico e per oggi pomeriggio era previsto allenamento a porte chiuse. Io sono Simone Soriano, sono qui insieme a Fabio Pettinato. Buonasera amici di Mondo Napoli. Anche per domani è prevista la stessa organizzazione con il Napoli che si allenerà di mattina a porte aperte e di pomeriggio a porte chiuse. Mentre domenica ci sarà il test, primo, un altro test amichevole contro una squadra di livello leggermente più alto rispetto alle squadre affrontate da Di Maro, quindi parliamo dell'Ascoli, squadra di Serie B. E a tal proposito voglio chiederti, visti anche gli ultimi test amichevoli affrontati dal Napoli, cosa ti aspetti per questa partita? Anche in merito agli esperimenti che Spalletti potrà fare, sappiamo che Spalletti ha sfruttato la rosa ampia che aveva avuto a disposizione a Di Maro. Adesso ci avviciniamo all'inizio del campionato, quindi magari testerà un po' di più lungi titolare, no? Sì, sicuramente diciamo, farà degli esperimenti con più titolari, vedremo molti più titolari, soprattutto nei primi 45 minuti. Poi sicuramente ci saranno i soliti cambi e i soliti esperimenti, anche magari qualche cambio modulo come abbiamo già visto. Però mi aspetto comunque di vedere anche dei miglioramenti dal punto di vista del gioco. E vedremo anche magari qualche nuovo schema provato con dei nuovi titolari, magari con Insigne, qualche schema da calcio da fermo, no? Sicuramente qualcosa in più rispetto alle ultime amichevoli. Ed è Luciano Spalletti che lo sta provando anche in allenamento. Sappiamo che abbiamo visto l'allenamento di ieri, l'allenamento di stamattina con la preparazione per fase offensiva e fase difensiva con Spalletti che sta provando il 4-3-3 a discapito del 4-2-3-1 che il Napoli ha utilizzato fino nella scorsa stagione con Rino Gattuso. Quindi un 4-3-3 che vede una formazione pressoché quasi identica a quella che c'è stata in campo negli ultimi mesi con una novità perché c'è stato l'infortunio di Diego Demme che resterà in box per 2-3 mesi e Spalletti sta puntando molto chiaramente su Stanislav Lobotka che inizierà senza ombra di dubbio da titolare la stagione nella posizione di regista. Quindi Fabio, voglio chiedere a te cosa ti aspetti da Lobotka, può essere un'arma per il Napoli perché il gioco del Napoli è comunque un gioco di stampo ancora permane ancora lo stampo sarrista, quindi anche Spalletti punta molto sul gioco veloce, gioco di prima, gioco a due tocchi massimo, con la palla che transita molto dai piedi del centromediano che in questo caso è Lobotka. Cosa ti aspetti dunque da Lobotka per questo inizio di stagione? Perché ovviamente poi ci sarà il ritorno di Demme. Allora, Lobotka secondo me sarà uno dei principali calciatori al centro del progetto di Spalletti perché come vediamo abbiamo visto che ha fatto molti molti miglioramenti rispetto allo scorso anno anche dal punto di vista fisico ed è anche uno dei calciatori che ha colpito per la maggior parte del pubblico, ha colpito molto in positivo e quindi secondo me quest'anno può dare veramente un ottimo contributo a Spalletti. E abbiamo visto anche che ha fatto alcuni esperimenti con Zielinski un po' più arretrato che diciamo, si inseriva poi alle spalle degli attaccanti. Quindi vedremo magari un gioco un po' diverso rispetto agli ultimi anni con Gattuso e con Ancelotti. Chiaramente è un gioco in cui vengono coinvolte molto anche le mezzali per quanto riguarda appunto la fase di passeggio. Un appunto sulla difesa, perché Spalletti ha testato anche la fase difensiva. Al di là, sorvolando le vicende di mercato, perché il mercato del Napoli è più o meno fermo in questo periodo. Coppia Koulibaly-Manolas sarà ancora la coppia titolare fissa oppure potrebbe esserci qualche sorpresa? Io credo che saranno loro i due che partiranno titolare, però io sono molto fiducioso anche in Rahmani, nonostante il brutto errore dell'ultima amichevole contro il Wisla Cracovia, secondo me può giocare bene le chance che avrà a disposizione, anche se Manolas partirà sicuramente prima, cioè nelle gerarchie di Spalletti. Ok, tornando all'allenamento, vogliamo fare un appunto su quello che è stato il malumore, il malcontento dei tifosi che, giusto per fare un esempio, ieri hanno dovuto aspettare un po' per entrare.
e per alcuni ci sono stati anche problemi per quanto riguarda il Green Pass, perché sappiamo che per entrare e seguire gli allenamenti del Napoli ci vuole la certificazione verde, quindi con vaccino, con tampone molecolare o antigenico. Noi ci teniamo a precisare che comunque sul sito del Napoli ci sono tutte le indicazioni ci sono indicazioni precise per assistere ad eventi amichevoli e allenamenti. Ma il malcontento è stato legato anche al fatto che i giocatori si fermino praticamente mai a salutare i tifosi, sia quando arrivano che quando escono dallo stadio. A tal proposito, dobbiamo dire che c'è stata la notizia della positività del terzino Filippo Costa, per cui si teme adesso un focolaio e quindi i calciatori vogliono evitare magari quando più possibile contatti con l'esterno. Tu ti puoi dire qualcosa riguardo questo malumore di Marco da parte di. Come hai detto tu, c'è molto malumore da parte dei tifosi perché diciamo, è come se non si sentissero apprezzati dai calciatori del Napoli, ma come appunto hai fatto bene a ricordare, c'è stata questa positività di Filippo Costa e quindi cercheranno sicuramente di stare meno in contatto con le persone esterne rispetto appunto ai calciatori e allo staff. Al di là del malcontento, però, c'è anche grande entusiasmo intorno alla squadra di Spalletti, intorno a Spalletti soprattutto. Il mister è molto acclamato durante gli allenamenti, oggi si è anche fermato vicino ai tifosi, ma anche diciamo, c'è anche molto entusiasmo intorno ai calciatori. Viene acclamato Insigne per il tiro a giro, viene acclamato Politano, gli altri che sono tornati dalle nazionali, e soprattutto il giocatore più il beniamino dei tifosi è Victor Osimhen, un giocatore intorno al quale ruoterà il progetto del Napoli sicuramente quest'anno, un giocatore su cui Spalletti punta molto, al punto da farlo restare addirittura al termine dell'allenamento per esercizi individuali, come ad esempio l'inserimento alle spalle della difesa. Un commento su Osimhen e su quale può essere il suo rendimento quest'anno. Osimhen, secondo me, potrà fare molto bene, potrà imparare molto da Spalletti. Infatti, come hai detto tu, Spalletti sta lavorando molto sulla tecnica dell'attaccante nigeriano, che è anche tra i più acclamati appunto dai tifosi, e si è reso comunque protagonista anche in questi amichevoli di ottime prestazioni e bei gol anche contro il Bayern, soprattutto. Ha fatto una grande doppietta che lascia ben sperare per il campionato. Sembra addirittura che se non segni Osimhen non segni nessuno nel Napoli. Comunque è un giocatore fondamentale che verrà anche a mancare verso gennaio, insomma, per la Coppa d'Africa, il Napoli insomma, dovrà adattarsi. Io penso sinceramente che il Napoli, volendo proporre un gioco basato sul possesso palla, volendo dominare l'avversario proprio alla rigore, si faccia fatica in questo senso a sfruttare le caratteristiche di Osimhen, meno invece quando si parte con un baricentro più basso e poi si cerca la verticalizzazione di Osimhen. Quindi bisognerà anche capire come impiegare i vari calciatori, quelli che stanno a giocare bene tra le linee, i trequartisti, gli esterni. Un'ultima cosa vogliamo dirla sulle questioni di mercato, perché i tifosi chiedono molto anche dagli spalti dello Stadio Patini. Chiedono sulle questioni di mercato, no? Vogliono aggiornamenti sul mercato, chiedono a gran voce il rinnovo di Lorenzo Insigne e l'acquisto di un calciatore, in particolare di un terzino sinistro. Partendo con ordine, rinnovo di Insigne, una situazione molto spinosa, il giocatore potrebbe iniziare la stagione senza ancora aver rinnovato il contratto, e voglio chiedere proprio a te cosa pensi di questa situazione, se si risolverà. È una speranza che abbiamo tutti, quella che si possa risolvere il prima possibile. Purtroppo è una situazione in stallo e che non sembra avere una fine nel breve termine. Ovviamente tutti i tifosi si augurano del suo rinnovo e vedremo cosa succederà. Il capitano Insigne è il capitano del Napoli, una figura molto importante, la sua permanenza può solo che far bene. Per quanto riguarda invece le entrate, possibili entrate, un terzino sinistro, il nome è quello di Emerson Palmieri, che è richiesto a gran voce. Cosa può dare Emerson al Napoli, anche vista l'esperienza
grande prestazione all'Europeo dopo l'infortunio di Spinazzola. Sicuramente Emerson darà grande esperienza a questa squadra e soprattutto potrà dare garanzie su quella fascia, considerando anche che oltre a Mario Rui c'è Ghoulam, che dal punto di vista fisico non è ancora al massimo e non sappiamo come rientrerà dopo questo ennesimo brutto infortunio. Quindi Emerson sicuramente potrebbe essere il profilo giusto per tornare a lottare per una qualificazione in Champions e chissà anche per qualcosa in più per il Napoli di Spalletti. Per concludere, visto che l'hai citato, Ghoulam, ieri non si è allenato, oggi era in campo, l'abbiamo messo in campo. Scusa il gioco di parole, in parte ha lavorato a parte e in parte in gruppo. È risolvibile la situazione Ghoulam, un doppio infortunio che è veramente terrificante. È una situazione che speriamo tutti si possa risolvere al meglio, anche proprio per il ragazzo. Però purtroppo dopo questi infortuni è difficile dare una risposta certa. E vediamo dopo questi allenamenti, dopo questi primi allenamenti come risponderà. Speriamo che vada tutto bene e che possa dare anche lui il suo contributo a questa squadra. Fabio, ti ringrazio e rinnovo ai nostri utenti l'appuntamento con domani, sempre qui dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, con l'allenamento del Napoli mattutino che commenteremo, allenamento che sarà quindi a porte aperte, come già detto. Una buona serata e sempre Forza Napoli.